dalle origini, quando avevamo una grafica monocromatica, pochi pixel e una manopola per controllare una racchetta, fino a dei mondi in 3D visivamente incredibili e con addirittura l'immersione della realtà virtuale. Questo significa che il videogioco diventa una frontiera di studio, di ricerca, anche di occupazione, e quindi il videogioco entra anche nelle accademie e nelle università. È diventato ormai anche una materia universitaria a tutti gli effetti. Io a Tor Vergata, per esempio, insegno da molti anni la storia e il giornalismo dei videogiochi alla facoltà di lettere, e ora addirittura, per esempio, con Vigamus Academy abbiamo creato con la Link Campus University un corso di laurea interamente dedicato ai videogiochi, una laurea triennale riconosciuta a tutti gli effetti, dove i ragazzi entrano e hanno un'anima dedicata allo sviluppo, imparano come si fanno i videogiochi concretamente, e un'anima dedicata alla comunicazione, il marketing e tutte le discipline economiche e sociali che ruotano attorno al videogioco. Questo perché? Perché un'industria che vale 100 miliardi di dollari annui ovviamente fornisce posti di lavoro. I primi, chiamiamoli simpaticamente, dottori in videogiochi arriveranno quest'autunno, perché stiamo ultimando proprio il primo ciclo della laurea triennale, per cui con questo si apre una nuova grande avventura. Vediamo dove ci porterà.